Da Buenos Aires si parte verso la Patagonia, la terra del fuoco. Vi raccontiamo tutto dopo. Ed ora affronteremo un po' di chilometri di strada sterrata. I pinguini di Magellano. Il pinguino di Magellano, Sphenicus magellanicus, è una specie di pinguino originaria delle coste del Sud America. Ecco alcuni dettagli interessanti su di loro. Distribuzione: questi pinguini si trovano sulle coste marine meridionali dell'America del Sud, in particolare dal Cile e dall'Argentina centrali fino al Capo Horn e alle isole Falkland. Aspetto morfologico: i pinguini di Magellano sono di taglia media, con un corpo affusolato perfettamente adatto al nuoto. Hanno un piumaggio compatto e impermeabile di colore nero sulla testa e sul dorso, mentre il ventre è attraversato da due strisce nere. Le ali sono ridotte a rigidi moncherini e le zampe sono palmate e spostate ben indietro. Habitat: questi pinguini sono tipici delle zone meridionali. Si nutrono principalmente di pesci, ma a causa dell'inquinamento globale, hanno dovuto adattarsi a diversi tipi di pesci non presenti nella loro dieta abituale. Riproduzione: il ciclo riproduttivo inizia verso la fine di agosto. I maschi arrivano per primi sulla terraferma e preparano i nidi, solitamente nello stesso luogo in cui sono nati. Le femmine arrivano poco dopo e avvengono gli accoppiamenti. Le uova vengono deposte tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, non più di due per nido. I genitori si alternano nella cova e nella ricerca del cibo, che consiste principalmente di pesce. I pulcini nascono e vengono curati dai genitori per circa tre mesi. Curiosità: i pinguini di Magellano sono noti per le loro distintive piume bianche e nere e per la banda di piume nere sul petto. Sono ottimi nuotatori e possono immergersi fino a 100 metri di profondità per pescare.
Ecco, da qui si intravedono le orche. I leoni marini, sempre attenti all'agguato delle orche. In Argentina, i leoni marini sono affascinanti creature marine che vivono lungo le coste cilene. Siamo arrivati nella penisola di Valdez e qui ci concediamo una pausa in questo luogo originale dove c'è la casa del tè, per cui qui ci concediamo anche una buona tazza di tè.
con questo strano e originale sistema si parte per un'altra avventura. L'escursione in barca nell'isola di Valdés è un'esperienza straordinaria per gli amanti della natura e della fauna marina.